Stamani, nel foyer del comune, si è tenuta la conferenza di presentazione dell'evento che si terrà domenica 30 ottobre al Pala Cannizzaro di Box Thai e Kickboxing, denominato H24 Top Fight Night, in cui, oltre a sponsorizzare l'evento che inizierà alle ore 19, è stata l'occasione per presentare l'atleta nisseno Matteo Locascio, che parteciperà ai campionati mondiali che si terranno in Turchia dal 2 al 6 di novembre. Scopo dell'evento è portare avanti il progetto che Calogero Barmeri ed Elisa Iannello stanno portando avanti a Caltanissetta, ed è quello di unire la passione per questo sport alla sana nutrizione, elemento fondamentale per tutti gli sportivi. Muay Thai, Kyokushinkai e K1 sono le tre discipline che andranno, diciamo, in scena questa domenica al Pala Cannizzaro, che torna di nuovo a essere vetrina di un evento spettacolare, oltre chiaramente a, diciamo, a dare anche a distribuire delle cinture. Finalmente questo evento che riporta le arti marziali qui a Caltanissetta e gli sport da ring. Oggi presenteremo anche, oltre alla giornata che ci sarà domenica al Pala Cannizzaro, dove saranno coinvolte diverse società della Sicilia e anche società che verranno da altre regioni d'Italia. E presenteremo anche il nostro atleta Matteo Locascio, che sarà ai mondiali in Turchia, quindi non sarà con noi il giorno 30 perché è stato convocato appunto dalla nazionale dopo aver vinto i campionati italiani, e quindi siamo qui a presentarvi questa fantastica notizia e questo spettacolo che ci sarà domenica giorno 30. L'evento mira a prendere in considerazione il progetto lavorativo che stiamo portando avanti a Caltanissetta e non solo, perché lavoriamo in tutta Italia, ed è quello di unire lo sport alla sana nutrizione e quindi dare la possibilità agli atleti e ai ragazzi come me di vivere della propria passione. Sarò orgogliosissima di partecipare all'evento anche come atleta, quindi gareggiare a casa è sempre un'emozione. Per me sarà la prima volta, tra l'altro, che gareggio in casa mia, e quindi vi aspetto tutti il giorno 30 ottobre.